Al via in Spagna il processo a carico di tre persone accusate di aver aiutato due fratelli jihadisti a compiere nel 2017 le stragi di Barcellona e Cambrils, costate la vita a 16 persone. Sotto la stretta sorveglianza della polizia, il dibattimento, che si concluderà il 16 dicembre, ha avuto luogo davanti alla Corte Nazionale di Giustizia di San Fernando de Henares, periferia orientale di Madrid. A nostro avviso, dice Antonio Guerrero Maroto, avvocato dell'Associazione delle Vittime, il fatto che due persone non abbiano partecipato materialmente all'azione omicidiaria non significa che non possano essere accusate e condannate. Facevano parte della cellula, quindi sono parte in causa dell'azione e dell'organizzazione di un piano criminale. Gli attacchi del 17 e 18 agosto 2017, rivendicati dall'ISIS, causarono anche 140 feriti, prendendo di mira le Ramblas nel centro di Barcellona. Lì un furgone fece tragicamente fuori i passanti come birilli. Distanziati e muniti di mascherina, due presunti membri della cellula jihadista e un loro complice erano presenti in aula. Gli autori del doppio attacco sono stati freddati dalla polizia, tra questi un 22enne di nazionalità marocchina che guidava il furgone sulle Ramblas ed uccise 14 persone, per lo più turisti stranieri. Nella fuga il marocchino aveva poi tolto la vita anche ad un'altra persona allo scopo di rubarle l'auto. Ore dopo il massacro sulle Ramblas, altri cinque membri della cellula, a loro volta successivamente uccisi dalle forze dell'ordine, misero in atto il secondo attacco sul lungomare di Cambrils, investendo diverse persone con un veicolo prima di accoltellare a morte una donna.